Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, andremo a parlare delle Adidas Samba, sicuramente una delle scarpe più volute e più ricercate del momento. In questo video cercheremo di andare a capire perché, per come, quanto costano, dove comprarle, come fittano, come sono fatte. Insomma, cercherò di rispondere alla maggior parte delle domande che potreste porvi su queste scarpe. Prima di cominciare, se siete nuovi su questo canale, io vi consiglio di iscrivervi se siete interessati ad altri contenuti riguardanti il mondo delle sneakers e dello streetwear. Partendo dal box, c'è veramente poco da dire. Classico delle general release di Adidas, blu con le tre strisce in bianco. In questo caso il nome del modello è Samba OG nella colorazione white grey. Andando a parlare della scarpa, si tratta di uno dei modelli più ricercati di questo momento. Dopo un periodo veramente buio in cui Adidas non stava riuscendo a trovare il suo posto all'interno del mondo streetwear, pare che tante persone abbiano deciso che invece le tre strisce sulla scarpa stanno veramente bene e hanno lo stile che la gente vuole avere in questo momento. La cosa più sorprendente è che per, penso, la prima volta dopo tanti anni, la scarpa più in tendenza del momento è una scarpa nata per il calcio invece che per il basket. Infatti questo modello è nato circa 70 anni fa proprio per questo sport, ed oltre a essere stata la primissima scarpa firmata Adidas, è anche la seconda best seller di sempre del brand tedesco. Il primo posto spetta alla Stan Smith. Diciamo che la Samba in realtà non è mai completamente passata di moda, al momento si trova tra le scarpe più richieste per quanto riguarda il mondo dello streetwear, ed è diventata così popolare come tantissime altre scarpe che abbiamo visto negli ultimi anni anche grazie a TikTok. Che lo vogliate ammettere o meno, al momento TikTok sta veramente governando il mondo dei trend, e ciò che va virale su TikTok non tarda a diventare virale anche nella vita reale. Infatti questa scarpa al momento, soprattutto in queste colorazioni ma principalmente nelle taglie da donna, è praticamente introvabile a prezzo di retail. Prezzo di retail che sta a 120 euro per quanto riguarda il modello OG. Ce n'è anche uno veramente praticamente uguale, che è la Samba Vegan, che parte da un prezzo di retail di 110 euro, ma essendo così simile anche quella allo stesso identico modo è molto difficile da reperire. Si tratta di un modello unisex ma sembra essere molto più richiesto dalle ragazze. Infatti ad esempio sull'applicazione Adidas dal 41 in su sono piuttosto facili da reperire, mentre dal 40 e mezzo in giù sono praticamente sempre sold out. Al momento sono reperibili soltanto tramite il mercato secondario, che può essere tramite i classici siti di resell, che potrei elencarvi come ad esempio StockX, Clect, Restox, We The New. Altrimenti siete costretti ad andarle a cercare tramite privati che hanno acquistato la scarpa con lo scopo di rivenderle a prezzo aumentato su piattaforme come ad esempio Vinted piuttosto che Vanster. Al momento le taglie da donna è difficile riuscire a trovarle a meno di 130, 140, anche 150 euro in realtà. Andiamo però adesso a parlare della scarpa in sé. Che cosa compone questo modello e cosa la rende così particolare e unica? Tanto per cominciare, la tomaia è composta in pelle sintetica. I pannelli bianchi sono leggermente texturizzati, che vanno poi in contrasto con le tre strisce nere che sono invece di pelle più liscia, come anche il back tab sulla parte posteriore. Le iconiche tre strisce non sono completamente dritte ma hanno questa zigrinatura molto leggera che rende la scarpa ancora più particolare. Nella parte anteriore invece, qui sulla punta della scarpa, troviamo questi rivestimenti in suede grigio. Personalmente penso che questa sia la mia parte preferita della scarpa, in quanto dà un look davvero unico quando la si guarda dall'alto, cosa che in realtà tante altre scarpe molto famose, comunque molto apprezzate, non hanno, ovvero guardandole dall'alto non sono belle quanto guardandole lateralmente. Sicuramente la parte più iconica del modello Samba è appunto il nome della scarpa scritto qui in piccolo in colorazione oro sulla parte esterna al di sopra di una delle tre strisce. In più, leggero accento di colore possiamo trovarlo sull'etichetta, in cui è stato stampato il logo Adidas in questo rettangolo, linguetta anch'essa in pelle. Molto interessante da denotare che anche l'imbottitura, molto molto leggera, è rivestita in pelle, e questa secondo me è una feature non scontata. A concludere la scarpa possiamo trovare questa suola completamente in gomma marrone scuro. Per quanto riguarda il modello Samba Vegan, la costruzione è praticamente identica, cambia semplicemente il tipo di materiale che è stato utilizzato, vengono utilizzati più materiali riciclati, infatti la pelle è un po' meno morbida e la suola è leggermente più chiara. Per quanto riguarda la calzata, tenete presente prima di tutto che le taglie delle scarpe sono molto molto soggettive. Ad esempio per la Samba io porto mezza taglia in meno rispetto alla mia taglia naturale, che normalmente sarebbe il 41. Per quanto riguarda Adidas, il 41 non esiste, infatti si passa da un 42 e 2 terzi fino a un 41 e 1 terzo. Di conseguenza ho deciso di puntare al 40 e 2 terzi, che corrisponderebbe a un 7.5 in taglie americane, che mi lascia una scarpa piuttosto aderente e mi permette di indossarla con i lacci in questo modo, ovvero molto molto larghi. Se avessi preso una taglia 41 e 1 terzo magari mi sarei trovato un po' più comodo a livello di larghezza della scarpa, ma sicuramente allacciandole in questo modo rischierei di perderle camminando.
camminando. Tenete presente che si tratta di un modello in pelle che, come molti di voi dovrebbero già sapere, con l'utilizzo si lascia andare e diventa più morbida. Quindi personalmente, se vi interessa tenerle allacciate in questo modo, io vi consiglierei di andare con mezza taglia in meno rispetto alla vostra naturale, visto che con l'utilizzo diventeranno sicuramente più morbide e comode. La domanda finale è: perché questa scarpa ora è così in tendenza ed è così ricercata? Secondo me ci sono alcuni motivi. Punto numero uno: tante persone si erano stancate di vedere lo swoosh dappertutto. C'è stato un lungo periodo in cui le scarpe avevano il baffo, o erano Jordan o erano Easy, che praticamente mai hanno riportato le tre strisce. Sicuramente questa scarpa ha dato una botta di nostalgia a tutte le persone che già erano affezionate ad avere le tre strisce al piede, e sicuramente questo è un ottimo motivo del grande ritorno. Un'altra buona motivazione è che, seguendo il trend dei pants larghi, secondo me questa scarpa dà un contrasto davvero ottimo. Essendo così piccola e sottile, si contrappone al pantalone largo e secondo me il contrasto funziona davvero alla grande. Per come vestire questa scarpa, ragazzi, non c'è nemmeno da stare a dirlo, potete metterla veramente con quello che vi pare, sia per quanto riguarda che colore che per quanto riguarda i fit. Io vi parlo dei pantaloni larghi, ma se voi non siete amanti di quel genere di fit, potete indossarle con praticamente qualsiasi tipo di pantalone, e potete andare sia con un fit molto più semplice e basic come quello che vi ho proposto io, o con qualcosa di molto più elaborato, in modo che non debba essere la scarpa a creare l'outfit. Adesso però sono molto curioso di sapere la vostra opinione della scarpa, lasciatemela qui nei commenti. Se questa recensione vi è piaciuta, io come al solito vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale, e noi ci vediamo alla prossima.